Saturno non è solo uno dei più famosi, ma anche uno dei più affascinanti rappresentanti del nostro sistema planetario. Il sesto pianeta del Sistema Solare ci affascina ancora, e soprattutto con il suo enorme sistema di anelli. Per dare un'occhiata più da vicino al nostro vicino galattico, la NASA ha già inviato diversi veicoli spaziali senza pilota nei regni dell'iconico pianeta ad anello. Nell'ambito di tali progetti, la navicella spaziale non solo raccoglie importanti informazioni su Saturno e sui suoi satelliti naturali, ma produce anche immagini mozzafiato degli impressionanti corpi celesti. La missione più significativa fino ad oggi, che ci ha fornito numerosi e importanti spunti sulle proprietà e le caratteristiche del pianeta, portava il nome del progetto Cassini-Huygens. Quali incredibili scoperte sono state registrate durante il tour di esplorazione galattica e quali immagini mozzafiato sono state scattate, te le mostreremo ora. Sei entusiasta degli spettacoli impressionanti e delle affascinanti scoperte nell'universo? Ricordati di iscriverti e di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornato in futuro. Dandoci un pollice in su, ci dimostri che possiamo tenerti impegnato con i contenuti dei nostri video. Saturno. Prima di dare un'occhiata all'impressionante filmato di Saturno, diamo prima una panoramica generale del pianeta dagli anelli di fama mondiale. Con un diametro intrinseco di quasi 120.000 km, Saturno non solo è 9,5 volte più grande del nostro pianeta natale blu, ma avanza anche fino al secondo pianeta più grande del Sistema Solare. Mentre la Terra è nota per essere composta prevalentemente da materia solida, Saturno è classificato come un pianeta gassoso. I membri di questa classe di pianeti sono caratterizzati dal fatto che sono costituiti principalmente da composti chimici volatili, come elio e idrogeno. Uno sguardo superficiale a Saturno potrebbe darci l'impressione che il corpo celeste che prende il nome dal dio romano della ricchezza sia circondato da un unico anello di grandi dimensioni. Nel dettaglio, invece, si tratta di un sistema ad anello estremamente complesso, composto da centinaia di migliaia di orbite individuali. Quegli anelli, così caratteristici per il nostro vicino galattico, sono costituiti principalmente da minuscoli pezzi di ghiaccio e roccia. Come la maggior parte dei pianeti del Sistema Solare, Saturno non compie le sue orbite attorno al Sole da solo. Attualmente sappiamo che il pianeta gassoso è accompagnato da almeno 82 lune. Il più grande di tutti i satelliti di Saturno conosciuti è Titano. Dopo Ganimede, la luna di Giove, Titano, con un diametro di poco meno di 5.000 km, è il secondo satellite più grande del Sistema Solare. Il 15 ottobre 1997 le due sonde spaziali Cassini e Huygens lasciarono il nostro pianeta natale blu e partirono per il loro viaggio verso Saturno. A quel tempo erano trascorsi più di 15 anni dall'ultima volta che il pianeta inanellato era stato esplorato da una missione senza equipaggio. Sebbene le sonde Pioneer e Voyager negli anni 70 e 80 avessero già fornito importanti informazioni sul pianeta gassoso, molti misteri sul corpo celeste sarebbero rimasti irrisolti a causa delle limitate possibilità tecniche dell'epoca. Mentre all'orbiter Cassini era affidato il compito di esplorare Saturno dalla sua orbita, Huygens si posò sulla superficie di Titano per raccogliere importanti informazioni sulla luna più grande di Saturno. Dopo che Huygens ha completato con successo la sua missione dopo solo poche ore, Cassini ha continuato la sua investigazione galattica fino al 2017. Successivamente, il veicolo spaziale senza equipaggio è stato guidato specificamente nell'atmosfera del pianeta inanellato, dove alla fine è bruciato. Diamo ora uno sguardo alle affascinanti immagini e ai ritrovamenti raccolti durante la missione Cassini-Huygens. Il pianeta dagli anelli in tutto il suo splendore. Questa visione del pianeta, presa il 6 ottobre 2004, ci mostra ancora una volta l'unicità cosmica che caratterizza Saturno. Nella foto, scattata da una distanza di 6,2 milioni di chilometri, possiamo vedere non solo l'altrettanto complesso ed enorme sistema ad anello del corpo celeste, ma anche le sue caratteristiche strutture a strisce. Le orbite uniformi, che possiamo vedere chiaramente nell'immagine, sono, in dettaglio, le cosiddette strisce equatoriali degli strati nuvolosi. Le nuvole che troviamo su Saturno, invece, sono molto diverse dalle loro controparti terrestri. In dettaglio, queste formazioni naturali sono composte da ammoniaca cristallizzata. Al momento sappiamo che il pianeta dagli anelli è avvolto da almeno due strati di nuvole. Lo strato inferiore è coperto da quello superiore ed è visibile solo nel campo dell'infrarosso. Poiché lo strato di nubi esterno riflette la luce solare in arrivo, può essere osservato bene. Misterioso esagono. Negli anni 80 gli scienziati terrestri hanno affrontato un grande mistero. A quel tempo le sonde Voyager fornirono la conoscenza che il polo nord del pianeta gassoso è adornato da una struttura strana che nella sua composizione naturale ricorda un esagono quasi perfetto.
Ben presto, nei ranghi degli esperti, sorse l'ipotesi che questo misterioso esagono potesse essere una gigantesca tempesta. Tuttavia, ci sarebbe voluto fino alla missione Cassini-Huygens prima che questa tesi potesse essere supportata da dati solidi. Il motivo per cui il costrutto tempestoso appare sotto forma di esagono è ancora oggetto di ricerca. Alcune indicazioni suggeriscono che l'oggetto fosse formato da un'interazione di venti di tempesta estremamente piatti. Quel che è certo è che la tempesta esagonale ha un diametro impressionante di quasi 25.000 km e si estende per diverse centinaia di chilometri nelle profondità. Nel corso di 10 ore e 40 minuti, la fragorosa struttura ruota una volta su se stessa. Il complesso sistema ad anello. Come accennato all'inizio, il pianeta gassoso è caratterizzato soprattutto da una caratteristica sorprendente, il suo gigantesco sistema di anelli. Le migliaia e migliaia di orbite hanno le composizioni e i colori più diversi. L'anello più interno di Saturno è a soli 7.000 km di distanza dal pianeta e ha un diametro di 135.000 km. L'orbita più esterna ha un diametro di quasi 950.000 km ed è separata da Saturno da una distanza di 280.000 km. Nonostante le loro immense dimensioni, tuttavia, gli anelli sono estremamente sottili, con uno spessore di appena un chilometro nella maggior parte dei punti. Gli spazi tra gli anelli sono causati dalle interazioni gravitazionali con le lune di Saturno e le orbite stesse. Alcuni dei satelliti più piccoli orbitano direttamente negli spazi vuoti e ai bordi del sistema d'anello, stabilizzandone la struttura. Le immagini di Cassini hanno finalmente rivelato che la separazione tra le singole orbite è molto più netta di quanto i ricercatori avessero ipotizzato in precedenza. Ogni 14,8 anni, la complessa costellazione ad anello passa alla cosiddetta posizione edge-on. All'interno di questa costellazione, i bordi sottili delle orbite puntano precisamente verso il nostro pianeta natale blu, facendo sembrare dal nostro punto di vista che il sistema d'anelli sia praticamente invisibile. Nel frattempo, sappiamo anche che gli anelli di Saturno non sono affatto strutture statiche. Infatti, gli accumuli di innumerevoli particelle di roccia e ghiaccio sono in continuo movimento. All'interno di questo processo, la struttura delle singole orbite cambia immensamente e rapidamente. Così, durante la missione Cassini, l'orbita, nota tra i ricercatori come anello F, non ha mostrato praticamente nessuna delle caratteristiche registrate durante i precedenti sorvoli delle sonde Voyager. Occhio al polo sud. L'affascinante esagono di Saturno non è l'unica tempesta che periodicamente investe il pianeta ad anelli. Ad esempio, il polo sud del corpo celeste è anche abbellito da una formazione temporalesca stazionaria, simile a un uragano che assomiglia visivamente a un occhio. L'oggetto da monitorare ha un diametro di circa 8.000 km. Inoltre, sul pianeta gassoso sono state scoperte molte altre tempeste, inclusa la cosiddetta Grande Macchia Bianca, che imperversa intorno all'emisfero settentrionale ogni 29 anni. Gli scienziati sono rimasti particolarmente sbalorditi quando, nel 2005, hanno utilizzato il telescopio Keck alle Hawaii per localizzare un punto caldo al polo sud del pianeta ad anelli. Questo è un punto spazialmente limitato che è significativamente più caldo dell'ambiente circostante. Un fenomeno comparabile è stato registrato anche al Polo Nord con i dati raccolti da Cassini. Sotto questo aspetto Saturno differisce da tutti gli altri rappresentanti del nostro sistema planetario, poiché i luoghi più freddi di un corpo celeste si trovano normalmente nelle sue regioni polari. Titano. Infine, vorremmo prendervi un momento per mostrarvi la luna più grande del pianeta d'anello, che è stata anche esaminata in dettaglio durante la missione Cassini-Huygens, Titano. Quando il lander Huygens è atterrato sulla superficie del satellite nel gennaio 2005, gli esperti sapevano molto poco del compagno costante del pianeta gassoso. Le immagini disponibili fino ad oggi mostravano solo un corpo celeste nascosto sotto una foschia di nebbia rossastra. Cosa si nascondesse dietro questo velo naturale, nessuno in quel momento poteva dirlo con assoluta certezza. Grazie alla riuscita missione di esplorazione, sappiamo che Titano è una luna ghiacciata con una superficie solida. In effetti, Titano è l'unico satellite conosciuto nel Sistema Solare che ha un guscio di gas denso. In dettaglio, questo è composto principalmente da azoto. La superficie, a sua volta, è costituita da ghiaccio e idrato di metano. Il gigantesco vortice di nuvole, scoperto da Cassini nel 2006, ha spazzato via tutte le precedenti previsioni fatte dai ricercatori terrestri. Sebbene gli esperti avessero ipotizzato che sulla luna di Saturno esistessero nubi di metano ed etano, è stata una completa sorpresa che le formazioni abbiano raggiunto dimensioni così enormi. Particolarmente affascinante sono i laghi e i fiumi di metano liquido sul satellite. Questi accumuli unici si presentano in un'ampia varietà di forme e svolgono un ruolo simile nel plasmare il paesaggio della Luna come fa l'acqua sulla nostra Terra.
ora è il tuo turno. C'era un'immagine del pianeta inanellato o di Titano che ti ha particolarmente affascinato? Non vediamo l'ora di ricevere i vostri commenti. Infine, abbiamo linkato per te alcuni video più emozionanti del nostro canale, a cui puoi accedere cliccando su una delle miniature nei titoli di coda. Grazie per la visione, abbi cura di te e alla prossima!